tutto parte, penso, dall'ascolto delle esigenze di un territorio. Questo è un territorio che ha tantissime esigenze, che si sente abbandonato da tante parti, da tanti fattori. E noi siamo riusciti a guardare gli ultimi, ad ascoltare i piccoli, i bambini, e per loro noi ci siamo impegnati, abbiamo sentito questa responsabilità nel cuore. Poi se qualcosa nasce dal cuore, le mani e i piedi seguono il cuore. Ci siamo riusciti con mille sacrifici da parte di tutti noi, di tutta la borgata. Abbiamo lavorato anche giorno e notte per poter realizzare questa meraviglia. E finalmente eccolo qua, il nostro oratorio, che raccoglierà all'interno appunto un campo da basket, da volley e di calcetto, dove potranno partecipare tutti i ragazzi della borgata, ma anche non. Quindi siamo veramente orgogliosi di aver realizzato tutto questo. Grazie anche al parroco Padre Massimo siamo riusciti a creare questa meraviglia per la borgata, ma penso anche per Palermo. Questa è una creazione di tante persone che ci hanno creduto sin dall'inizio, e soprattutto ci hanno creduto anche quando le difficoltà sembravano spaventarci e sembravano quasi impedire, ecco, la realizzazione di questo oratorio. E invece adesso è qui con noi. E noi siamo insieme con lui, sperando di davvero creare qualcosa di bello. Le caratteristiche: una struttura ipermoderna fatta con delle travi lamellari, appunto, che resistono a qualunque tipo di intemperie, ma anche terremoti o cataclismi vari che possono succedere. E poi la struttura ha un sistema di areazione, è una struttura moderna fatta appunto per accogliere i ragazzi e per lo sport. Per fortuna non sono stato solo in questo sogno che si è finalmente realizzato, ma tutta la comunità insieme con me ha sognato, abbiamo sognato in grande, non ci siamo spaventati e finalmente siamo all'inizio di un cammino che non sappiamo dove ci porterà, ma sicuramente porterà qui tanti bambini, tanti ragazzi della nostra amata Sfera Cavallo per far sognare anche loro, imparare, ecco, insieme, che la vita non è soltanto difficoltà, sofferenza, ma è anche speranza e gioia di stare insieme. Come siete riusciti a mettere in piedi questo progetto? Guarda, la risposta sicuramente è l'amore e la passione per il proprio territorio, per i bambini e per una crescita sana. Noi come Volley Palermo abbiamo cercato sempre di trovare un posto su cui costruire una base. Sfera Cavallo è questa opportunità, quest'ulteriore opportunità dove poter sviluppare una corretta programmazione, non dimenticando un aspetto importante come quello del sociale. Noi abbiamo aperto chiaramente le porte a tutta la comunità di Sfera Cavallo e chiunque vuole può portare i bambini e le bambine a fare attività qui, parteciperanno ai campionati federali e saranno chiaramente vestite Volley Palermo. Ci ha colpito la loro umanità. Qui noi cerchiamo prima ancora di far crescere nella spiritualità, di far crescere nell'umanità, perché il mondo di oggi ha perso un po' di umanità, abbiamo bisogno di questo. Ci hanno convinto i progetti, soprattutto il progetto che si affianca a quello che è il nostro desiderio, di andare verso gli ultimi. E il loro progetto, soprattutto quello del sitting volley, ecco, che è rivolto agli ultimi, a coloro che sono considerati tali, ci ha affascinato, ci ha entusiasmato e non abbiamo avuto poi dubbi per donare a loro, ecco, uno spazio qui dentro. Ma state pensando anche a tanti altri progetti per chi è più anziano? Assolutamente sì, infatti si sta creando un campo da bocce proprio professionale che potrà, chi vuole partecipare, parlo della terza età, lo stiamo proprio facendo tecnicamente adatto anche a partecipare a campionati regionali e nazionali.